Buongiorno, questa mattina faremo un nuovo video sugli abbeveratoi e sentite intanto come chiama questo galletto Bantam che ha trovato qualche vermetto e altre cose. E qua ho tolto la legna per cui lì ne anda a lavorare stamattina. Bene, allora, dicevo, faremo un video sull'aceto di mele messo nell'acqua per le galline, che fa molto bene non solo alle galline per quanto riguarda l'apparato digestivo e altro, ma serve anche per rallentare la formazione di alghe nell'acqua e poi bravissimo, dicono anche che servi per i pulcini a come svermifugo, per cui è un ottimo rimedio naturale. Le dosi ve le lascio scritte in descrizione, adesso vi faccio vedere comunque come lo preparo. Prima di andare a fare l'intruglio con l'aceto di mele, guardiamo un po' le nostre galline che quantomeno oggi non piove. Adesso mettono da sabato, rialzo delle temperature e bel tempo, speriamo. Allora, guardiamo un po'. Laggiù abbiamo una Marans che ormai inizia a essere bella cicciotta. Sua sorella ha già iniziato a fare, per cui dovrebbe iniziare anche lei. Là ce n'è un'altra. Andiamo un po' a vedere. Anche questa inizia a essere già una bella gallina, eh. Alla Cristina ancora piccola, però ci siamo ormai, eh. Dai, prova a farlo vietto oggi. Vengono tutte perché pensano che gli do da mangiare. Oggi niente pastone, eh? Aspettiamo che viene il sole che vi farò una grande sorpresa. Va bene, dai, andiamo a vedere Poldo. Dopodiché, ciao Poldo! Dopodiché, ok, ciao, perfetto, dai, andiamo a preparare l'intruglio. Allora, ecco come lo preparo io. Questa la do ai pulcinotti che hanno 60 giorni, mentre questi la do ai pulcini. Dopo una settimana inizio a dargliela per 3-4 giorni, poi mi fermo un attimo, poi gliela ridò. Allora, per quanto riguarda, diciamo, i pulcini e i pulcinotti, metto un tappino così. Mentre per i pulcini di sotto il mese, diciamo, ne faccio metà. Ecco qua. Allora, ne ho fatto metà e lo metto nel loro abbeveratoio. Le dosi ve le lascio scritte nella descrizione. Adesso andiamo a mettere e se vi è piaciuto ed è stato utile potete iscrivervi al canale, lasciare un bel like e accetto consigli nei commenti. Ciao e vi aspetto per i prossimi video. Ciao.